Antonello Pasolini, con... Scusa, perché la vita è fantastica, cioè, ti fa succedere le cose che ti servono, no? In qualche modo. Morale, pera, fare. Il busto di Pasolini mi sono dovuto documentare, rinfrescare, ripartendo da dove io l'avevo lasciato nel 1975, quando vidi Salò. Io andavo all'Accademia allora, e mi ricordo che andai a vedere Salò e questo film fu un pugno nello stomaco a tutta l'Italia, no? Perché per la prima volta un film trattava il tema della merda, e diventando una delle scene dell'orrore che il potere è quando è gestito nel modo in cui noi stiamo vedendo i benefici ora, noi in Italia specialmente, no? Ma anche in Europa, il resto del mondo, insomma, siamo tutti messi in questa situazione che è quella lì. Quella merda di cui Pasolini nel 1975 disse: il potere, qualunque esso sia, ovunque esso sia, in qualsiasi tempo sia, in realtà nei confronti del popolo è così. Cioè, andate a vedere Salò e vedrete come il potere, in realtà, al di là della maschera patinata, del bel Renzi, il Berlusconi, il Monti, questi aguzzini, no? Questi aguzzini che litigano fra di loro per chi ci deve frustare meglio e se da destra o da sinistra, ma il punto è che noi siamo vacche. Ho scoperto questa cosa andando a vedere i filmati che lui ha fatto, le opere che ha fatto, le cose che ha detto, le interviste che ha rilasciato, in modo che è emerso la conoscenza di Pasolini. Non ho bisogno di averlo conosciuto fisicamente per capire che cosa lui voleva dire, ma guardando l'insieme della sua opera artistica, no? Che io ho visto solo marginalmente, solo alcune cose, prevalentemente legate al cinema e all'ascolto delle interviste e all'ascolto anche dell'immagine, di vedere come lui era quando si esprimeva. Era una persona vera, autentica, non leccava il culo ai nostri aguzzini, assolutamente. Sapeva di essere una voce esile che in effetti è stata spezzata con una facilità incredibile quando è arrivato proprio a dire: guardate cosa siete voi. Questo il potere non lo ha digerito, ma non per la scena della merda, perché dietro quella cosa che lui stava dicendo in un'intervista dove famosa, no? Dove diceva: io so. Perché un'intervista è una enunciazione, una comunicazione che ha dato alla società, un messaggio, no? Io so perché le stragi, il potere di allora è lo stesso potere di adesso. Adesso che cosa c'è di diverso da allora? Che abbiamo saputo, grazie a internet, che il potere è molto più ristretto in mani di persone che sono veramente molto poche, che ci tengono schiavi. Adesso è un po', non so, è anche divertente vedere questa lotta, no? Mondiale che c'è in atto, no? Tra la confusione e l'ignoranza, non sappiamo come stanno le cose, ci raccontano dei film, no? Dove diciamo: ah sì, Saddam Hussein ha le armi chimiche che ci vuole distruggere, ah sì, allora adesso noi ti diamo una bella bombardata. E gli abbiamo dato una bella bombardata ed eravamo, il nemico è finito, invece no, è saltato fuori da un'altra parte e poi salta fuori da un'altra parte, salta sempre fuori un nemico da combattere. Sempre, quando invece in realtà il nemico sei tu, quando sei ignorante come una capra, come dice Sgarbi, il grande comunicatore del niente. E così, e questo è un po'... E se succederà così? Sarà giusto, ma io so che non è detto che sarà così, perché in questo momento, su questa pallina c'è un personaggio che è sempre stato presente in tutte le aree che la storia ha scritto, che sono quei personaggi che poi noi ricordiamo con una parte del nostro cuore, Socrate, Gesù, Maometto, Confucio, e ce ne sono tanti, no? Che in certi momenti hanno accompagnato una porzione di umanità a tenere duro. E adesso che siamo in un momento più buio, più terribile, mi sono detto: non è mai possibile che c'è sempre stato un aiuto così e adesso che ci serve veramente bisogno non c'è. Sono solo dei gran chiacchieroni di che cosa è vero, cosa non è vero, che cosa è buono, cosa non è buono, positivo, negativo, eccetera. Questo, ma è sempre un casino, è peggiora. Come mai non c'è? E che invece c'è questo personaggio qui, c'è. E vedo che in me ha fatto luce, mi ha acceso. E vedo la vita, no? Vedo, e non mi nutro di menzogne, mi lascio sedurre per un po' di tempo dalle menzogne, ma a un certo punto la menzogna sparisce. Ma quando sparisce, non sparisce
e lascia un vuoto, perché per mia fortuna sono stato acceso e vedo che la vita è ancora qui, sono ancora vivo. Io ho compiuto gli anni qualche giorno fa, ho fatto 61 anni. E sono contento, proprio semplicemente mi sono detto tra me e me, 61 anni, ho avuto 61 anni in contanti, bene o male in salute, ho potuto vivere vivendo nell'arte che è un dono che mi è stato dato, nel quale la mia vita si è spesa. Io sono stato fortunato, non ho dovuto fare un lavoro ripetitivo, eccetera, così, anche se mi era stato offerto, però a un certo punto da giovane, a 20 anni, dopo il militare, ho detto basta, ora la vita è la mia e ho deciso di... E 61 anni li ho passati bene o male così, non ho conosciuto galleristi, sì, ho fatto delle cosine, perché chi fa produce anche qualcosa, però per quello che è il concetto del mondo, il successo, ed era anche la mia immagine che ho seguito e che tuttora non disdegno se può succedere quel beneficio che quel tipo di successo dà. Ma mi rendo conto che non è necessario. Pasolini dice che il successo è una cosa brutta per un uomo, no? E io ho detto che fortuna, sono stato risparmiato, no? E adesso quello che ho fatto, di cui lui è una parte che si è infilata così da sola e che ha avuto senso fare, perché attraverso questa cosa io ho continuato a vivere, a trovare dei pezzettini della mia vita importanti che non conoscevo da una parte, che non mi hanno riempito perché ero già pieno, però mi hanno arricchito di più questo mio già essere pieno, no? E alla fine essere contenti di dire cazzo, stiamo vivendo in un momento dell'umanità entusiasmante, c'è la battaglia finale, la stiamo combattendo adesso, ognuno di noi a modo suo, io la combatto così. E so che non sono l'unico, c'è molta gente che è accesa e tanta altra se ne accenderà. E io nel mio lavoro, in questo momento, voglio comunicare questo. Che è buio e farà anche più buio. Dicono addirittura che ci potrebbero essere 3 giorni senza il sole, che per 3 giorni non si vedrà il sole. Lo dicono fin dall'antichità, lo dice anche la scienza. Se mi dovesse capitare, se mi dovesse capitare anche a me, che ci sono 3 giorni di buio, io non mi preoccupo assolutamente, perché sono previsti da mo, se avvengono. E il punto è che siamo in un momento di parto fondamentale per il genere umano e io sono contento di essere qui e viverlo. Magari chi vede questa trasmissione la vedrà nel futuro, no? Quando tutta l'umanità l'ha capito e diranno guarda, lui che non conosceva nessuno l'aveva capito, no? Forse, non so, queste sono menate così. Però il punto è che io sono contento di essere vivo in questo momento. Non so quanto sarò ancora vivo, io mi auguro di starci molto, però so che posso anche morire presto, perché tanti miei amici sono già morti. E ho visto anche molto velocemente, succede che a un certo punto tacchi in un annetto te ne va. E può succedere anche a me, può succedere, lo so. Però finché non succede, cerco di vivermi, di godermi la mia vita e di essere lucido. Renzi e Renzi, io sono io sono importante, devo conoscermi, e conoscendomi Renzi torna a fare la gestione del magazzino e io sono il re di me stesso. Con l'aiuto più prezioso che l'umanità non ha neanche mai sognato, perché è al di là di quello che noi possiamo desiderare. Fantastico.